abbiamo fortunatamente una compagnia di bandiera che diventerà sempre più forte, non abbiamo una grande tour operator, non abbiamo una grande catena di alberghi, c'è molto da lavorare. Paradossalmente l'accordo tra Alitalia e Etihad, che viene da mesi di negoziazione, che ha raggiunto l'epilogo impedendo la chiusura di Alitalia, perché qui dobbiamo essere molto chiari sulla situazione. Bene, questo accordo ha la possibilità di contribuire a rispondere entrambi a tutti questi temi. È stato un investimento straniero importante in Italia. Etihad ha il 49% di un'azienda italiana gestita da un manager italiano, con la maggioranza di azionisti privati italiani, ma con un grande supporto fondamentale nella competizione di oggi di una grande azienda internazionale.